È Natale, no? Quindi facciamo il video davanti all'albero di Natale, perché appena finita la partita, qua c'è il nostro regalo, eccolo qui. Questo è stato il nostro regalo di Natale, il tridente, finalmente schierato da Sarri, il primo, dal primo minuto, dal primo in assoluto. Prima di cominciare a parlare di questa partita, passate qui sotto in descrizione, scaricate OneFootball, l'applicazione sponsor di questo canale, perché ci saranno tante cose da andare a dire su questa partita e andare a leggere anche all'interno di OneFootball. Qui sotto in descrizione lo potete scaricare gratuitamente sui vostri telefoni. Parto da un presupposto, una cosa soltanto. Sapete benissimo quanto Allegri ha fatto per l'evento, sapete benissimo quanto anche su questo stesso canale sono state spese parole sempre dolci, sempre al bacio. C'è stata la delusione per il saluto, c'è stata l'estasi, l'entusiasmo per vedere il nuovo lavoro di Sarri. Quando quest'estate, o comunque alla fine dell'ultimo campionato, Agnelli, Nedved, Paratici hanno annunciato l'addio di Allegri, ero contento per una sola cosa, perché in questo momento sarebbe cambiato, da questo momento sarebbe poi cambiato il modo di intendere la partita. Non che Allegri avesse fatto male, Allegri ha sempre fatto bene, l'ha dimostrato vincendo le partite, vincendo i campionati, facendoci sognare anche in finale di Champions League. Ma quando Sarri è stato ufficializzato come nuovo allenatore della Juventus, ho pensato: bene, quest'anno ci si diverte. E la stessa cosa è stata detta in conferenza stampa. Agnelli l'ha detto, Nedved l'ha detto, lo stesso Sarri l'ha detto. Questo cambio che è stato voluto dalla Juventus è finalizzato a divertirsi e a giocare in un altro modo. L'ha detto anche Chiellini qualche giorno fa. Noi eravamo abituati a giocare per l'1-0, invece adesso stiamo iniziando a voler giocare per cercare sempre il gol, anche se stiamo già vincendo. Bene, divertimento, bene, efficacia, bene, offensivi. Quest'oggi, nel momento forse più difficile in campionato della Juve, perché veniva da due partite tra Sassuolo e Lazio, in cui aveva fatto soltanto un punto, un pareggio, una sconfitta. Benissimo, oggi Sarri decide di schierarli tutti e tre dall'inizio dopo i 20 minuti finali di Leverkusen, in cui avevano trovato ben due gol, e subito questo tridente si conferma letale, si conferma cattivo. Io sono felicissimo, felicissimo, perché tante volte avevamo detto su questo canale, non che ci volesse un genio, ma tante volte l'avevamo detto: abbiamo quei giocatori lì. Bisogna farli giocare insieme. L'ultima volta questa settimana, perché rischiavamo di non metterli mai insieme contemporaneamente e di poi dire un giorno: cavolo, se soltanto li avessimo provati, se soltanto avessimo dato fiducia a questo tridente. Oggi l'abbiamo fatto e i risultati si sono visti. Oggi mi sono divertito tantissimo. È stato il primo tempo più bello giocato dalla Juventus di Sarri. È stato il primo tempo più divertente, forse la partita più divertente che ho visto giocare quest'anno e da un bel po' di tempo a questa parte, magari scusa. L'anno scorso la super rimonta con l'Atletico Madrid. Oggi mi sono divertito perché là davanti ho visto i tre giocatori più forti che abbiamo in rosa nel reparto offensivo, e c'era Douglas Costa che era fuori e poi è entrato dopo, ma si è vista la differenza netta di quando giocano Dybala, Ronaldo e Higuaín insieme, piuttosto che Bernardeschi, piuttosto che Ramsey. Questi tre sono tre giocatori che parlano la stessa lingua, tre giocatori tecnici, fortissimi. Oggi è una squadra puramente tecnica. Il meno tecnico in assoluto era Matuidi, campione del mondo, titolare con la Francia, ex titolare con il Paris Saint-Germain, giocatore di infinita... con un infinito carisma, con un'infinita esperienza. Era il giocatore meno tecnico della squadra. Hanno giocato praticamente tutti bene. Vedremo le pagelle, vedremo la live reaction, della roba da matti, degli urli e delle valutazioni altissime. Rimanete concentrati su questo canale, sono felicissimo, perché questi tre giocatori insieme a due, in un attacco a due, non sono quasi mai compatibili. Ronaldo e Higuaín, certo, è un ottimo attacco. Dybala e Ronaldo abbiamo detto: c'è qualcosa che non va, perché nessuno fa la punta. Dybala e Higuaín è perfetto, ma cosa fai? Lascia fuori Cristiano Ronaldo, e con Higuaín e Ronaldo cosa fai? Lascia fuori Dybala, li metti tutti e tre insieme. Dybala è perfetto per fare quel ruolo. Oggi mi è venuto in mente molto uno schieramento antico del Real, proprio con Cristiano che si esaltava con Isco insieme a Benzema. Benzema, Isco e Ronaldo. Oggi sono veramente, mi sono veramente ricordato quell'attacco del Real Madrid, quel 4-3-1-2 che con Zidane ha vinto della Champions League. Ora non voglio assolutamente fare paragoni di questo tipo, parallelismi di questo tipo per la Coppa, ma per adesso, per rincorrere l'Inter, possiamo soltanto essere felici. Davanti all'albero di Natale, sotto l'albero di Natale, il regalo più bello poteva essere soltanto questo. Nell'ultima partita casalinga del 2019, quindi lo Juventus Stadium, Sarri ci regala un primo tempo spettacolare e una partita bellissima che
deve trovare assolutamente quel pelo nell'uovo, quel gol subito al minuto 94, 93, 50, quant'era, per il 3-1 finale, ma una Juve che mi ha veramente fatto impazzire. Oggi sono contentissimo e non vedo l'ora di poter assistere nuovamente a un tridente di questo tipo. Sarri, sei stato meno talebano, ti voglio tanto bene e sapevo che ci saremmo arrivati. Adesso però bisogna continuare con questa strada. Bravi tutti, bravissimi tutti, bravissimo Sarri, coraggiosissimo Sarri. Sono veramente contento, si vede? Si vede?